Here we go for our video thoughts of the day. Yes, anzitutto, appunto, ieri ho detto che c'è il commento che avete riportato, ho scritto il maestro, ho scritto che avrei parlato oggi e le cose devo parlare ieri perché stanno finendo di accadere, ma anche per una questione di tempo non ce l'ho fatta a fare il video. Comunque, innanzitutto vorrei partire dal fatto che il giocatore simbolo del Napoli, il nostro capitano, tra il resto anche napoletano, Lorenzo Insigne, ovviamente. Ieri ha giocato l'ultima partita qui in casa all'ex Stadio San Paolo, che da quando è morto Maradona, praticamente si chiama Stadio Maradona, e tra l'altro ha anche segnato, sì, lui diciamo praticamente è stato 10, proprio 10 anni a Napoli, 10 stagioni, e diciamo praticamente con il gol di ieri sul rigore, tra l'altro il rigore è stato battuto una volta, così è stato segnato il gol, ma poi il gol è stato annullato perché è stato fatto ripetere il rigore perché c'è un errore, un giocatore era posizionato troppo avanti, un giocatore del Napoli, e quindi il rigore è stato fatto ribattere. Io credo che la cosa sia anche stata fatta apposta per far di tutto per farlo segnare. Ad ogni modo, con quel gol di ieri, praticamente è diventato il secondo capocannoniere assoluto della storia del Napoli, superando ovviamente innanzitutto Maradona che ha 115, ma poi Hamsik che il terzo assoluto marcatore con 121 gol, quindi è arrivato a quota 122 gol ed è alle spalle solo di Mertens, praticamente il nostro capocannoniere assoluto, anche se in questo momento non ricordo esattamente i gol che ha fatto, ma sicuro non molti rispetto a quelli di Insigne, credo 136-137, non ricordo, andare a controllare. Comunque, insomma, Insigne grande, sì, diciamo è stato un grande giocatore, soprattutto per, io non dire più, dire tanto un giocatore egoista che ha pensato, diciamo, per la sua grandezza, quanto ha aiutato molto spesso la squadra. Infatti, se non erro, dei 400, oltre 400 gol del Napoli, che in cui ha giocato lui negli anni, in questi 10 anni, ha fatto 200 assist, 203 se non erro, quindi la metà praticamente di tutti i gol del Napoli in questi 10 anni, il che significa che è stato sicuramente appunto un grande giocatore, non singolo, cioè anche singolo, ma soprattutto in funzione della squadra, visto che il calcio è un gioco di squadra, bisogna cercare di essere tutti quanti una cooperativa, quindi lui certamente, io lo so, certo non sono mai andato allo stadio, ovviamente non vado allo stadio dal 2008, però ho visto ovviamente tutte le partite del Napoli e posso assicurare con certezza che quanto che sto dicendo è così. Non so se sia stato il mio giocatore preferito, ma comunque certamente è stato un gran giocatore, non si può negare. E ad ogni modo lui adesso andrà in Canada, ha fatto proprio una scelta di famiglia, cioè beh, io penso pensando anche alla famiglia, visto che porterà anche la famiglia lì, andrà a Toronto e andrà a giocare appunto nella squadra del Toronto, un ambiente completamente diverso, ovviamente l'America lo so io per primo, cioè no, lo so io per primo, ma mi rendo conto, anche se non ci sono mai stato in America, la differenza, le due culture, tra il modo di vedere il calcio, tante cose. E quindi lui sì, diciamo, secondo me ha fatto proprio una scelta oltre il calcio, tecnica, proprio pensando anche al futuro della sua famiglia, e secondo me ha fatto una grandissima scelta. Io credo che anche io prima o poi me ne andrò, anzi anche io vorrei andare in America, vedremo. Certo, oggi è un'utopia, però vedremo. Però secondo me c'è stata qualche divergenza di vedute con il presidente, il nostro presidente De Laurentiis, tra l'altro nipote di quel Dino che produsse Blue Velvet Dune. Però comunque secondo me appunto è stato più la volontà del presidente, i problemi creati dal presidente l'hanno fatto andare via che non lui stesso. Infatti secondo me poteva attendere altri 4-5 anni, chiudere la carriera. Sì, forse se ce la faccio col tempo, diciamo metto un filmato suo di ieri, che appunto il filmato, un po' qualche filmato di questa sua ultima partita in casa, in realtà, che poi manca ancora un'ultima giornata di campionato, dovremmo giocare con lo Spezia. Ah, okay, la città genovese, la Spezia, la Liguria, voglio dire, contro la Spezia, quindi quella sarà l'ultima partita ufficiale, però quella è stata di ieri, è stata l'ultima partita in casa, quindi lo stadio nostro, se riesco, inserisco dei frammenti di questa cerimonia di ieri, sia un po' prima della partita che dopo, il saluto, i saluti. Sì, e poi pensavo, diciamo, that beautiful pesto che ho mangiato ieri, però attenzione, non il pesto del barattolino, ma il pesto fatto proprio in casa,
lo fa mia madre, insomma, che in generale il pesto fatto in casa è superiore a quello al barattolino, già confezionato così lì, e quindi un piatto davvero straordinario, peccato però non c'era, come l'ho avuto io, non c'era la giusta salsa, insomma, perché ho mangiato più tardi, era già finita, quindi questo, veramente altro piatto straordinario. Sì, poi pensavo ai pezzi successivi, la carica sulla tana da tastiera, in realtà il successivo l'ho caricato, forse, non lo so, sì, penso sì, che questo video non so se lo farò dopo, prima che l'avrò caricato, ce l'avrò caricato meno, comunque nel caso avete visto un preview all'inizio del video, si tratta, cosa che, di cui ho già parlato nei giorni scorsi, della mia nuova versione di Dance of the Dream Man di Angelo Badalamenti da Twin Peaks in onore l'anniversario, cosa già detta nei giorni scorsi, invito a vedere il video pensiero dedicato a questa cosa. Nei giorni scorsi, in onore, dicevo, in onore dell'anniversario dell'episodio 6 della prima stagione di Twin Peaks, chiamato I Sogni di Cooper, anniversario negli Stati Uniti, infatti andò in onda nel 90, il 10 maggio del 90, quindi pochi giorni fa. E appunto il pezzo, come sa, chi sa, ha visto la serie, è protagonista in quella parte finale, quando Cooper sostanzialmente ha una prima visione a quel sogno in cui vediamo già delle cose strane, ma poi saranno decisive per la trama successiva di Twin Peaks. Ad ogni modo, ripeto qui brevemente che io già avevo interpretato il pezzo in passato in diverse occasioni, ad esempio la prima volta, anzi, prima volta proprio assoluta, al periodo mi sembra ottobre-novembre 2019, c'erano due versioni che io chiamo antiche, ma proprio un po' arronzate, diciamo. Poi la versione per il compleanno di Michael J. Anderson, la prima vera versione completa, comunque primigenia, è datata 31 ottobre 2020, che era appunto il 31 ottobre il compleanno di Michael J. Anderson, e poi ancora altre due versioni nuove all'interno della mia suite per il compleanno, in tributo al compleanno di Kyle MacLachlan il 22 febbraio. E appunto in questo caso la versione completa penso sia la migliore che ho fatto, perché era la più recente. E feci anche poi la versione solo sax, che diciamo è anche quella che si sente quando Cooper praticamente nel bar, nella scena poco prima che Leland viene catturato, appunto individua, voglio dire, l'assassino di Laura Palmer. La famosa scena nel bar che ricordano tutti. Cioè, scusate, ricordano tutti? Non lo so, ma di sicuro ricorda, diciamo, chi ricorda chi avrà visto certamente la serie. Ad ogni modo, tutte queste versioni, io poi, se esistono sia in forma separata, ma per vederle tutte direttamente in un unico video, consiglio appunto il video che ho caricato l'anno scorso, che si chiama proprio Dance of the Dream Man Keyboard Suite, e che ho caricato proprio lo scorso 10 maggio, forse anche qualche giorno dopo in realtà, per appunto in onore dell'anniversario del sesto episodio di News, appunto il 10 maggio dell'anno scorso, ho caricato questo video in cui ho riunito tutte le mie versioni del pezzo fino a quel momento. Per cui, diciamo, adesso ci dovrebbe essere questa nuova versione, tra l'altro ho anche fatta una col basso solo, purtroppo, vabbè, poi queste tutte le cose tecniche in realtà le spiego meglio nella descrizione del video, quindi video tastiera, quindi nel caso vi interessa leggetela, c'è scritto tutto nel dettaglio. Sì, però ripeto, nel caso non riuscissi per oggi, comunque poi forse il preview lo carico separatamente domani, vediamo. Che diciamo, qui dico solo che ho fatto due versioni con due sassofoni diversi, di cui c'è uno in particolare, il sax section, che credo sia un mix di vari sassofoni, che comunque è il suono preferito per quanto mi riguarda, tutti i sassofoni, i suoni sassofoni che ci sono sulla mia tastiera, che sono 5 sempre, sbaglio. Sì, poi vabbè, gli altri pezzi poi ne parlo quando li carico, penso sia un altro pezzo di Bach, ma ricordo solo che si tratta di un tributo che sto facendo a lui per il suo compleanno. Abbiamo compiuto 337 anni, lo scorso 31 marzo, fosse stato ancora vivo. La parte successiva dovrebbe essere la settima, ma appunto non è il caso parlare adesso, direttamente quando carico. E poi domani sapremo definitivamente, perché è il primo giorno del Festival di Cannes. Sì, proprio il film del maestro, presunto film, presunta serie di cui da tempo si vocifera, effettivamente ci sarà o non ci sarà a questo Festival di Cannes. Lo so che lui ha detto che non avrà il film qualche settimana fa, ma domani, poiché inizia ufficialmente il Festival di Cannes, vedremo se invece non sarà una sorpresa improvvisa e che lui si presenterà
al Festival di Cannes, francamente ho anche i miei dubbi perché sto facendo sempre il report, la vedo impossibile, ma vedremo, mai dire mai. Credo di aver detto tutto, nel caso mi venisse qualche altra cosa in mente, come al solito aggiungo in descrizione. Sì, regret the again, a domani.